Grazie direttore, noi abbiamo qui in studio l'ex sindaco e ex consigliere comunale di Cintocca Maggiore, Luigi Bagnarioli. Nell'orizzonte del comune ci sono le elezioni. E lei che ruolo avrà in questo panorama? Sarà parte attiva o starà in disparte come ha fatto trasparire nell'ultimo consiglio comunale? No, beh, nell'ultimo consiglio comunale ho chiarito la mia posizione. Dopo quasi 40 anni di consigliere non mi presenterò più candidato. È evidente che, avendo passione per la politica, da cittadino svolgerò il ruolo che riterrò opportuno, perché i progetti che abbiamo portato avanti in questi anni vorrei che andassero in porto. Smetto la politica attiva anche perché non mi diverto più, non ho più le motivazioni, cioè i partiti non esistono più, le amministrazioni, città metropolitana, eccetera, non c'è chiarezza, non c'è possibilità di confronto e quindi non mi diverto più. Quindi largo ai giovani tranquillamente il mio ruolo lo farò lo stesso. Ecco, ma a proposito di giovani a Cinto, che opinione ha per esempio della lista Caomaggiore? Beh, diciamo che la lista Caomaggiore è una lista di giovani e quindi devono crescere. Io ho svolto il ruolo in consiglio comunale, penso che abbiano imparato qualcosa in questi anni, quindi vedremo i cittadini cosa ne pensano, ma è evidente che la politica non è più un approdo per molta gente, sono sempre meno quelli che si avvicinano e le persone normali di solito si girano dall'altra parte perché la politica non ha un bel nome, non è che far politica ci guadagni, ci rimetti e basta. Bene, ringraziamo Luigi Bagnariol. Durante il corso del TG di Pordenone abbiamo intervistato l'ex consigliere comunale Bagnariol. Ora sentiamo l'intervista all'ex sindaco di Cinto, Renato Querini. Renato Querini, ex sindaco di Cintocca Maggiore, dunque come ci stiamo preparando per questa tornata elettorale? Immagino che lei si ricandida. Sì, intanto, come ho già detto in Consiglio Comunale, io per il prossimo anno non mi ricandido. Niente, io sto vedendo un attimino il bilancio che il commissario ha approvato completamente il bilancio che avevamo presentato noi, per cui non vedo i motivi in cui loro ci sono dimessi anche i miei assessori. L'unica cosa che contesto sull'approvazione del bilancio da parte del commissario è che ha aumentato sulla TARES. Non ha rispettato quello che noi avevamo proposto. Noi volevamo incentivare il cittadino che fa la differenziata, che è quello che riesce ad abbassare la tariffa, mentre lui ha spostato un attimino più verso i commercianti, hanno diminuito i commercianti e aumentato i cittadini. Per cui da una previsione nostra di 900 famiglie che andavano a pagare meno, con questo aumento del 2,5%, quasi 3% in più alle famiglie, da 900 saranno 600 Ecco, ma famiglie. senza il commissariato, questo provvedimento sarebbe, stato possibile evitare, dice lei? Sicuramente era possibile se Quindi è veniva. colpa dei dimissionari se pagheranno più tasse i cittadini di Cinto sui rifiuti? Sicuramente è colpa di chi ha fatto sciogliere il Consiglio Comunale. Potevano approvare il bilancio e dare le dimissioni dopo. Questa è una ragione che non sono riuscito a capire quella volta. Pro e contro, quindi. Pro e contro. Soprattutto contro. Vedremo alla fine quando il cittadino andrà a votare il prossimo anno.